Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di pomelo partendo semplicemente dai semi che si trovano all'interno del frutto. Seguite il video perché è davvero molto carino. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di procurarvi un frutto bello maturo e per capire se lo è sarà sufficiente guardare la colorazione della buccia. Quindi più avrà un colore giallo intenso ed acceso, più il frutto sarà maturo. Quindi in questo caso questo sarà già perfetto per provare ad estrarne i semi dall'interno. La parte esterna di questo frutto, a parte le dimensioni che sono davvero notevoli, ricorda davvero molto quelle di un limone. Però il gusto, vi assicuro che è decisamente diverso, non è acido come quello del limone, ma anzi ricorda un misto tra un pumpelmo e un melograno. Probabilmente proprio da questo esce fuori il nome di pomelo. Assaggiatelo perché è davvero molto buono. Aprire il frutto è davvero molto semplice, quindi prendiamo il coltello e pratichiamo due incisioni, una nella parte superiore, così, e una nella parte inferiore, così. Ok, una volta eliminata la parte superiore e quella inferiore, procediamo tagliando la buccia creando 6 fettine esterne senza andare ad incidere la polpa, in questa maniera. Ecco qua. Una volta incisa la buccia, apriamo in questa maniera. Ed ecco che abbiamo aperto il pomelo, guardate, è davvero molto carino, sembra un fiore. Sarà sufficiente adesso prenderlo e tirarlo via, così. Ed abbiamo ottenuto il frutto. Una volta eliminata la buccia, bisognerà togliere questa parte bianca molliccia, quindi sarà sufficiente con le mani eliminarla. È proprio come pulire un arancio, solo che ha delle dimensioni davvero molto molto grosse. E questo è il risultato finale, guardate, si riesce a intravedere gli spicchi del frutto. Eccoli qua, sono davvero grossi, quindi non resterà altro che andare ed aprire letteralmente il frutto. Eccolo qui. Bellissimo, ci sono i semi già aprendo il primo spicchio. Una volta ottenuto lo spicchio, non resterà altro che privarlo di questa pellicola bianca che c'è tutto intorno. Così facendo, oltre a riuscire a recuperare i semi dall'interno, gusterete anche il frutto in maniera corretta, perché infatti questa pellicina bianca è davvero amara, quindi molto sgradevole al gusto. Invece la parte interna è davvero molto dolce. Guardate i semi. E questo è ciò che otterremo alla fine della pulizia dello spicchio, quindi lo spicchio pronto per essere mangiato e i semi. In questo caso ne abbiamo ottenuti 4 perché questi sono troppo piccoli e andranno scartati. Se dovesse capitarvi, come in questo caso, di trovare dei semi che sono piccolini, come questo, eccoli qua, guardate, questi non andranno bene per la semina, quindi io vi consiglio di scartarli. Guardate la differenza. Questo è un seme che è perfetto per essere seminato, questo invece è troppo piccolino, non si è sviluppato, quindi vi consiglio di assolutamente non provare nemmeno a metterli a dimora del terreno, perché da questi non otterrete nulla. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio quale sia la differenza tra un seme che appunto non si è sviluppato e uno invece che si è sviluppato correttamente. La differenza è davvero visibile all'occhio. Una volta estratti i semi dal frutto, non resterà altro che mettere questi a dimora nel terreno. Prima di fare questa operazione, però, vi consiglio di eliminare la pellicola, la cuticolina bianca che c'è tutto intorno ai semi. Questo agevolerà la fuoriuscita del germoglio e ne accelererà anche la crescita. Eliminare la cuticola dal seme è davvero molto semplice. Si potrà procedere utilizzando semplicemente le dita oppure aiutare e favorire l'operazione con delle pinzette, quelle le sopracciglia per intenderci andranno benissimo. Ecco qua, questo è l'esempio con le dita, ma appunto se volessimo usare le pinzette sarebbe sufficiente fare in questo modo. Prendere, tirare via, ed ecco qua.
Ed alla fine otterremo questo, ovvero un seme perfettamente pulito e privo della cuticola. La cuticola è questa, quella che abbiamo eliminato dal seme, e questo è uno dei semi ancora provvisto della cuticola, quindi guardate la differenza. Una volta ottenuti i semi, questi andranno messi a dimora nel terreno, e a meno che in casa non abbiate già dei vasetti da poter riutilizzare e che quindi voi foste costretti ad andare a comprarne qualcuno, io vi consiglio di comprare dei vasi come questi, biodegradabili, che abbiano un'altezza di circa 5 cm e un diametro di 4. Il fatto di scegliere biodegradabili permetterà proprio che una volta che la piantina sarà nata e sarà cresciuta e quindi sarà il momento di doverla spostare in una nuova dimora che gli permetta di crescere in modo corretto, la stessa non subisca il trauma del travaso, proprio perché basterà prendere tutto il vasetto ed andarlo a mettere o in un vaso più grande o direttamente in giardino. Ottenuto il vaso, non resterà altro che riempirlo con del terreno, e le caratteristiche che dovrà avere questa tipologia di terreno sono poche, semplici, ma andranno rispettate. Quindi un terreno leggermente acido, che sia drenante e che sia di buona qualità, quindi una torba che abbia dei valori nutritivi molto elevati. Addirittura questa andrà integrata durante la fase della crescita, se possibile con del concime organico. Volendo, potreste utilizzare anche del terreno salmastro, infatti molti coltivatori sostengono che il gusto ne venga esaltato utilizzando questa tipologia di terreno. Preparato il terreno, non resterà altro che procedere con la semina, quindi aiutandosi con una pinzetta andiamo a creare un piccolo foro nel centro del vaso, di circa un centimetro di profondità, poi prendiamo il seme e tenendolo in orizzontale, quindi dovrà rimanere in orizzontale verso il piano del terreno, lo andiamo ad inserire in questo piccolo buco che abbiamo appena creato. Dopodiché, una volta che l'abbiamo inserito, sarà sufficiente coprirlo, così, e creiamo una piccola pressione sopra. Fatto questo, prendere un vaporizzatore e bagnare abbondantemente. Terminata la semina, al fine di accelerare e agevolare la crescita del seme, procuratevi un sacchettino di plastica e del fil di ferro. Quindi, una volta aperto il sacchettino di plastica, andare ad inserire il vasetto all'interno. Dopodiché, chiuderlo all'estremità. Così facendo, avrete creato all'interno del sacchetto un microclima. Questo permetterà appunto di avere una temperatura e un'umidità costante. Trascorsa circa una settimana da quando abbiamo messo a dimora il seme nel terreno, si potrà intravedere che se inizialmente era interrato per circa un centimetro e quindi non era visibile, si inizierà a intravedere la testolina. Eccola qua. Questo perché le radici che stanno spuntando, crescendo, spingono il semino fuori, letteralmente. Spero che si veda. E trascorso soltanto un altro giorno, si potrà notare che il semino sta germogliando in maniera perfetta. C'è proprio il germoglio che sta iniziando a venire fuori dal semino. Eccolo, quindi il seme fuori dal terreno e il germoglio fuori dal seme. E dal terzo giorno, guardate un po', ecco il germoglietto con le prime due foglie che si intravedono. Crescita assolutamente perfetta. Andando a riprendere la pianta, a distanza di circa un mese da quando è spuntato il germoglio dal terreno, potremo notare che questa sta crescendo in maniera assolutamente sana e perfetta. Adesso è alta circa 5 cm. Le due foglioline, quelle che erano alla base, attaccate al seme in pratica quando è nato il germoglio, adesso sono cresciute insieme al tronco e si stanno sviluppando. E addirittura all'interno di queste sono nate altre due piccole foglioline. Trascorso all'incirca un altro mese, andando a riprendere la pianta, potremo notare che questa si è sviluppata in maniera assolutamente perfetta. Infatti le foglioline, che inizialmente erano molto piccole, adesso sono cresciute, direi davvero in maniera egregia. E a differenza delle foglie, l'altezza non è aumentata di molto, proprio perché il primo anno questa pianta non crescerà moltissimo in altezza, ma darà priorità appunto allo sviluppo delle foglie, quindi non vi preoccupate se vedrete che questa pianta non diventerà alta. Diverso sarà negli anni successivi, quindi dal secondo o terzo anno diventerà molto più alta e di colpo. Ricordatevi che questa, come quasi tutte le piante che nascono da seme, purtroppo andrà innestata se vorrete che comunque questa produca dei frutti che siano buoni e che siano grandi. Grandi e anche belli da vedere. Se non lo farete, i frutti saranno piccolini e acerbi. Però mi raccomando, non vi fate spaventare dal fatto di dover innestare una pianta, perché il procedimento è davvero molto semplice. Io vi consiglio comunque di aspettare che la pianta abbia almeno 2-3 anni di vita e che il tronco di questa abbia un diametro di almeno 2 cm.
E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete, dategli un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno del canale potreste trovarlo. Adesso ci sono davvero parecchi video, quindi insomma avete l'imbarazzo della scelta. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.